Cosa devi dare? Giorno. Dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale di Montecorvino Lugnano. Cosa devi dare? Della terra.
non c'è neanche più, perché c'è stato un buon nuovo. Perfetto, allora procediamo a votare in maniera di seguibilità dell'acqua, così appena arriva prende posto in consiglio comunale. Per l'immediata eseguibilità dell'atto, sempre per alzata di mano, favorevoli.
per la parte delle raccomandazioni che il revisore fa rispetto a un'ente sulla fase delle responsabilità dell'istruttoria e dell'autorità, citando espressamente due esempi nell'atto, e quindi la raccomandazione applica al bilancio di ottemperare appunto espressamente formulato dal revisore. Grazie. Grazie, consigliere, c'è qualcuno che vuole rispondere? Ovviamente tengo a precisare il proprio consiglio che il revisore, oltre ad aver segnalato quello che dice il consigliere di Giorgio, ha espresso parere favorevole sull'atto. No, voglio rassicurare un attimino tutti su questo. Senz'altro sono fatto. Perfetto, se non c'è altro, procediamo alla votazione per la data di mano, favorevoli. Astenuti. 4. Per l'immediata eseguibilità dell'atto, per la data di mano, favorevoli. Astenuti. 4. Il Consiglio approva. Settimo punto all'ordine del giorno, articoli 175-193 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, variazione del assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio di previsione finanziaria 2024-2025. Visto l'articolo 175,8 che prevede, mediante la variazione del assestamento generale deliberata dall'organo consigliere del Regno del 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il punto di riserva e il punto di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Vista pertanto tutta l'istruttoria venuta dal settore finanziario in collaborazione con tutti i servizi dell'ente, è emersa la seguente situazione che prevede il fondo di crediti di dubbia esigibilità accantonato in bilancio di previsione congruo e il fondo di crediti di dubbia esigibilità congruo. Accertato quindi che il Comune di Montecorvino Piano, legittimamente applicato il risultato di amministrazione in quanto è attestata come da istruttoria la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2023, vengono rispettati i criteri verbali di applicazione dell'articolo 187 del TUEL, e non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata, si chiede di deliberare di approvare la variazione del assestamento generale comprensiva degli allegati che sono stati sottoposti per la variazione di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026 come competenza, per la variazione di bilancio di previsione finanziaria 2024-2026 come cassa e il quadro di controllo degli equilibri. Apro la discussione sul punto. Per dichiarazione di voto? Ma se andiamo così spedito, noi riusciamo ad aspettare la passione. Per alzata di mano, favorevoli? Contrari? Per l'immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli? Contrari? Fatto? Sì. Il Consiglio approva. Ultimo punto all'ordine del giorno, decreto ministeriale di approvazione del piano di liquidazione della massa passiva derivante dalla procedura di dissesto finanziario, accertamento ex articolo 6 di eventuale responsabilità. Provvedimenti. Sì, l'accertamento ex articolo 6 su eventuali responsabilità e provvedimenti non emerge nessuna responsabilità negli uffici, visto che il
consiglio